Buongiorno a tutti ragazzi, riprendiamo con un argomento, i costi di produzione, che avevo trattato il 21 di febbraio. Eravate pochi in classe, quindi non è semplicissimo, per cui vedo di rifarlo un po' con tutti. Intanto, innanzitutto, parliamo della differenza che c'è fra il termine prezzo e costo. Non sono dei sinonimi, li usiamo indifferentemente, certe volte appunto chiedendo che prezzo ha questo bene, quale costo ha, quanto costa, ma non sono sinonimi, perché ovviamente l'impresa che produce un bene o un servizio stabilirà un prezzo di vendita che sia superiore al costo di produzione, perché altrimenti non riuscirebbe a realizzare un profitto, un guadagno, che è l'obiettivo di un'impresa, che è quello proprio di massimizzare il profitto. Quindi, ovviamente la formula riguardante il profitto che voi conoscete, questo segno indica il pi greco, perché in economia appunto il profitto si indica con la lettera pi greco, e come sappiamo è uguale appunto ai ricavi totali meno il costo totale. Che cos'è il ricavo totale? È la somma che un'impresa incassa complessivamente per la vendita del proprio prodotto o servizio. Il costo totale è la somma che un'impresa spende per comprare i fattori produttivi. Cominciamo quindi questa analisi dei costi di produzione, partendo appunto dal fatto che esistono i costi fissi e i costi variabili. Cosa sono i costi fissi? Sono costi che non variano al variare della quantità prodotta, quindi anche per una quantità zero abbiamo da sostenere un costo fisso. Possono essere eliminati solo cessando l'attività e nel breve periodo sono appunto una variabile, diciamo così, costante, perché è un dato ovviamente economico che i costi fissi si mantengono appunto costanti, sicuramente nel breve, medio periodo, possono poi anche loro diventare variabili nel lungo periodo. Esempi di costi fissi: la capacità dell'impianto, le tecnologie, i macchinari, le quote di ammortamento, il canone di affitto degli immobili in cui è situata l'azienda, la parcella appunto di chi ci tiene la contabilità, eccetera. Che cosa sono invece i costi variabili? Sono costi che variano al variare della quantità prodotta. Alcuni esempi di costi variabili sono le materie prime, qui c'è un errore, variabili, sono le materie prime, il carburante, l'energia elettrica che serve appunto per far andare gli impianti, e nel breve periodo i costi aumentano all'aumentare della produzione. Possono, vedremo, aumentare in modo crescente, in modo costante o in modo decrescente. Cosa succede nel lungo periodo? Vi ho già anticipato, nel lungo periodo questa differenza fra costi fissi e costi variabili in pratica non esiste più, perché l'impresa può modificare ogni aspetto della produzione, quindi anche le tecnologie, anche le attrezzature, e quindi nel lungo periodo non ha più senso distinguere i costi fissi dai costi variabili, perché ampliando gli impianti, ampliando le tecnologie, anche i costi fissi tendono a modificarsi. Da che cosa è data la funzione del costo totale? Questo è il terzo elemento che andiamo a considerare. Abbiamo detto che i costi totali sono determinati dalla somma appunto, che l'impresa sostiene per l'acquisizione appunto dei fattori produttivi, quindi la somma dei costi di produzione. Ecco perché i costi totali, qui abbiamo la formula, sono uguali ai costi fissi più i costi variabili. Ed ora in avanti costo fisso lo indicheremo con CF, costo variabile con CV, costo totale con CT. E adesso passiamo al grafico che avevo spiegato. Dunque, il grafico dei costi totali, costi fissi dati dalla somma dei costi fissi più costi variabili, è dato da questa rappresentazione. La linea retta rossa rappresenta appunto, come vedete, i costi fissi. La linea crescente rossa tratteggiata rappresenta i costi variabili, la linea nera crescente con lo stesso andamento dei costi variabili rappresenta i costi totali. È come se la curva dei costi variabili fosse traslata più in alto di quello che è il valore dei costi fissi. Quindi, vedete che il costo totale infatti è dato dalla somma delle due funzioni.